Compra Scarza Bov, intrigante e impegnativo action in terza persona di fantascienza con una bella trama su un affascinante quanto mortale pianeta, alieno su cui far di tutto per sopravvivere. E come al solito, il classico video del gioco, sponsorizzato nei video che avete visto nei giorni scorsi o anche futuri, come gli altri in passato, in cui ve lo presento e vi dico... Ora, non è soltanto perché è sponsorizzato e devo dire, tipo, il capitano Shepard nella cittadella di Mass Effect, sono Enrico e questo è il mio gioco preferito, no? Mi intriga davvero, e soprattutto è sempre divertente di default per me promuovere dei progetti come questo, indipendenti, che si vede che hanno fatto il loro massimo. Vediamo dunque 10 buone ragioni per cui Scarza Bov sembra figo e info sul gioco e il suo gameplay che vi possono interessare magari. Benvenuti su Watchmojo Italia, lasciatemi un segui qui sotto sul mio Instagram, attivate la campanella degli avvisi e andiamo! Che gioco è? Alla numero 10 abbiamo la storia a grandi linee. Sembra tipo Oblivion, no il videogioco però, il film quello con Tom Cruise, misto a Stargate, misto a Prometheus, misto a un botto di cose. Arriva sulla Terra, sopra la Terra... No, vabbè, non c'è un sopra nello spazio. Nei pressi della Terra, un grosso triangolone, il metaedron, di fattura squisitamente aliena e inquietante. Gli uomini dicono: bene, mandiamo il team di contatto per farli morire tutti, ma per entrare in contatto con chiunque sia, mandare su detto triangolone. Però, sorpresa, boom, è un portale per un pianeta extrasolare alla Stargate. L'equipaggio si disperde e rimane soltanto la biologa astronauta dell'equipaggio, Kate Ward, che dovrà cercare di rimettere insieme il puzzle di cosa stia per Diana succedendo mentre si muove su un pianeta le cui forme di vita, tra l'altro, più che minacciare le... cioè, la minacciano, sì, ma sono anche minacciate da un'estinzione di genere ambientale causata da... Vabbè, non ve lo dico, anche perché non è che lo so tutto quanto, però c'è un che di sci-fi retro anche misto anni 50, piuttosto fico. Alla numero 9, meccaniche Souls-like. Anche qui, sì, è diventata pratica comune metterci un po' di elementi Souls ovunque. Miyazaki è tipo un prezzemolo antropomorfo. Ecco che quindi ad accompagnare una trama di avventura sci-fi che mischia, come dicevo, esplorazioni di frontiera con qualche cliché però ben piazzato, parrebbe nel gameplay anche lì si riporta qualche idea già vista qua e là, come un sistema di progresso di checkpoint, anche loro abbastanza cliché, sono dei monoliti pronto 2011 nello spazio, dal design piuttosto faigo, devo dire però, ai quali si salvano i progressi fatti nel gioco come i falò, che però appunto fanno anche respawnare le bestie abbattute fino a quel momento sul percorso. Alla numero 8, un mix di ispirazioni di vecchie glorie. A livello invece puramente estetico e come si muove Kate negli ambienti, mi ha dato delle vibrazioni, quello che ho visto, positive, che mi fanno pensare a vari vecchi giochi tra i miei preferiti di tanti anni fa. Anche Kate mi ha ricordato un'altra Kate, ossia Walker, analitica protagonista di Siberia, una saga che tra l'altro vi consiglio di giocare, di avventure punta e clicca, abbandonata a se stessa in un'avventura dai toni un po' allucinati, con un misto anche di Lara Croft e qualcosa del pianeta che richiama sia l'estetica di Returnal, visto poco tempo fa, che comunque qualcosa anche di roba come Turok, per dire, spazi stretti, ambienti sulfurei, biologicamente strani. Chiaramente il budget è quello che è e non dispone di animazioni per esempio facciali AAA, che a volte ricorda un pochino Mass Effect Andromeda, ma ha una carica affascinante da fantascienza, appunto, come dicevo, alla pianeta proibito, Alla numero 7, un combattimento in vero tattico. Per uno shooter del genere invece ci potete giurare che non è scontato. Questa è la vera perlina del gioco, che non è semplicemente un bim bum bam ricarica, bim bum bam ricarica e ripeti, visto 7 miliardi di volte, che prova a reggersi sulla storia, ma è una storia che si regge su un game gunplay tattico, però dal punto di vista delle idee che ti vengono mentre combatti, di utilizzo ambientale. Anche qui a volte potrebbe sembrare un pochino legnoso nelle animazioni, ma tutto si basa su armi che emettono elettricità, ghiaccio, fuoco, con le quali friggere in varie maniere le bestie che incontri, creando tu possibilità di combo nelle aree, per dire, allagare il tutto e dare la scossa, ma poi quello è bagnato ovviamente, quindi non può prendere fuoco se gli fai cadere addosso dei barili di qualcosa, creare vuoti d'aria e così via. È tutto basato su chimica e fisica, insomma, e si sente tra l'altro anche un buon senso di impatto dei propri colpi alla Horizon, quando lanci con la fionda le bombe, che si sente quel bel che esplode tutto, bello ciccio, e questo è tutto in questo genere di giochi, quindi... Alla numero 6, una logica dietro alla nostra protagonista. Sì, anche questo spesso non è scontato, dici, perché una come Kate dovrebbe saper combattere, è una biologa, perché sì, giochiamo, è la risposta nel 99% dei casi. Ok che un pochino devi forzare la mano con le spiegazioni su innate abilità del protagonista pure in questo gioco, ma ecco, le sue armi in realtà non sono armi, appunto, non si va di mitra assortiti, ma solo di equipaggiamento tecnico dell'equipaggio e del resto dei tuoi colleghi e compagni, da analisi sul campo di ambiente e fauna, o per esempio la spara a scariche elettriche, che in realtà
è un congegno per ricaricare le batterie, ha tutto quanto più o meno senso, così via. E sono oggetti che tecnicamente Kate saprebbe poter usare, ecco, quindi ci si crede, cioè non c'è un'eccessiva sospensione dell'incredulità. È come il biologo di Prometheus che si avvicina al facehugger cercando di fargli il solletico dicendogli ehi, e poi muore come un imbecille. Carina la scannerizzazione degli ambienti, anche e soprattutto per la ricostruzione degli eventi e della trama, anche dei movimenti dei tuoi compagni. Ricorda chiaramente un misto tra No Man's Sky fatta sulle bestie, anche per i punti deboli anche di Horizon, per cercare appunto magari punti sull'addome per dire più sensibili a un certo elemento. Alla numero 5, delle ricche e golose boss fight. Ovvio che, anche per forza di cose, visto comunque il budget non AAA, dicevo, a livello di animazione in alcuni momenti mi pare, per quel che ho visto, e immagino potranno risultare anche nel resto, un pochino, non impacciati, però non eccessivamente ricchi di giunture e movimenti possibili. Immagino per qualcuno possa essere un meno, ma nulla che invece per me inficia la qualità di un combattimento, appunto basato più sulla tattica, proprio per questo saggia scelta per compensare mancanze di fluidità, magari o di un fuggi-fuggi più epico come se ne vedono tanti, e che appunto mi ricorda bei momenti in giochi che erano altrettanto legnosi come alcuni Tomb Raider vecchi o Indiana Jones e la macchina infernale. Chi se lo ricorda quel gioco urli a squarciagola in questo momento, che però appunto anche oggi restano dei gioconi, proprio perché comunque al momento clou col boss, anche se lui magari sta impalato al centro dell'arena, tu te la devi gestire. E la numero 4, la costruzione dei livelli è di livello. Ora, da una parte, per qualcuno anche qui potrebbe essere una pecca, il percorso di Kate tendenzialmente segue con dei marker uno sviluppo preciso a livello di trama, si va da A a B. I percorsi con i nemici sono fissati, quindi su quel fronte non c'è una varietà di esplorazione. Ma anche qui, alla fine, immagino si siano limitati per non farla fuori dal vaso, e lo comprendo, è sensato. Lavorando invece sul fronte del rendere l'esplorazione in questi ambienti A a B comunque ricca di lore, apparentemente carina e utile per capire come anche un ambiente, per dire, tutto congelato, quindi come muoversi, con quali trappoline ambientali cercare di cavarsela, e allora quindi usare il livello fisicamente, questo ti dà una varietà di input non scontata da usare per la tua lezione di fisica e chimica violenta, come dicevamo prima. Il mondo infine è diviso in biomi tematici e tra l'altro è zeppo di shortcut. Alla numero 3, deviazioni necessarie, con, però appunto dicevo prima, da A a B, deviazioni utili per lo più solo per i potenziamenti e la lore. Potrebbero non aggiungere molto al gioco di originale, che non sia stato visto altre volte, ma ecco, di contro, oh, non è poi così problematico, è uno standard. Ciò che non è dal punto A al punto B tendenzialmente esiste per permettere a Kate di accumulare pimp assortiti per rigenerarsi o potenziarsi l'armamentario, che ovviamente è tutto basato su poi l'affrontare le creature e la sua resistenza all'ambiente. Le modifiche alle armi non sono le solite, lo spara più veloce, fa più male, carica più veloce, cioè ci sono anche quelle, ma aumentano anche le capacità appunto elementali delle armi per combo migliori. In più si trovano anche dei simpatici cubettini, che alla numero 2, i classici cubettini che ci devono essere sempre. In questi giochi la conoscenza deve essere sempre trasmessa all'interno di un misterioso artefatto dall'aria di qualcosa, di creato da qualcuno che in modo molto originale si chiamerà i precursori, immagino, ecco. A parte questo, con ciò ci pimpi invece le skill di Kate, che trovando cubi viola per qualche ragione migliora le sue capacità, anche del suo zaino, non capisco quale sia il punto di connessione tra un cubo e uno zaino, ma passiamoci sopra. E così sempre in ognuno di questi action le skill sono basate su una selezione non ad albero graduale, sono piuttosto semplici, il focus sembra essere quello di non incasinare troppo la sezione migliorie, e ci sta. Se uno si incazza perché pensa di aver messo i punti ad minchiam, si può fare sempre un respec costante, quindi la riassegnazione è sempre dietro l'angolo. E alla numero 1, quando esce, sì, tendenzialmente mi hanno comunicato dalla regia che potrebbe essere sensato concludere dicendo anche quando esce il gioco, che delle persone pagano per farmi dire quando esce, e l'hanno chiesto anche gentilmente quelli del team stesso di Scarsa Bov, e io magnanimo mi sento di poter prendere in considerazione questa loro richiesta, per quanto irragionevole. Anzi, ci ho ripensato, non lo dirò, no. Scherzo. Allora, beh, ecco, se non si incorre in rimandi, il gioco dovrebbe uscire il 28 febbraio di quest'anno su Play, Xbox e pure Steam. Quindi, cosa dire se non compra Scarsa Bov? Intrigante, impegnativo action in terza persona di fantascienza con una bella trama su un affascinante quanto mortale pianeta alieno su cui far di tutto per sopravvivere. Sono Enrico e ve lo consiglio.